il mondo del capitalismo globale precarizzato e precarizzante si riproduce esattamente precarizzando non solo i contratti di lavoro, ma anche l'intero mondo della vita, perché non è compatibile con modelli stabili di esistenza e di progettazione dell'avvenire, per cui rimuove in un colpo solo la famiglia come stabilità sentimentale, il posto fisso come stabilità lavorativa e presto anche la cittadinanza come, potremmo dire, stabilità residenziale degli individui. Senta, professore, ma lei è a sinistra, però diciamo queste idee un po' che riguardano la tutela un po' della patria, della nazione, delle radici che sono un po' a destra, insomma, qual è, come si definisce lei? Io non amo definirmi, ma se proprio devo, direi che ho valori di destra e idee di sinistra. Valori di destra perché credo nell'idea di nazione, credo nell'idea di onore, di patria, di famiglia, di trascendenza divina e quant'altro. E ho idee di sinistra perché credo nel lavoro, nella difesa dei più deboli, nella comunità solidale e nei diritti sociali. Quindi sono una sintesi non compatibile con l'ordine dominante e felicemente non allineata. L'antidoto al globalismo selvaggio, quello che ha cambiato la nostra società, anche l'Italia, insomma, anche l'Europa. Sono le comunità culturali che hanno una loro lingua, una loro tradizione, una loro identità e che mettono al centro l'uomo rispetto alla merce, la stabilità rispetto alla precarietà, l'idea di una solidarietà rispetto al competitivismo anarchico del mercato. La conservazione delle tradizioni come quella di Novoli, questo fuoco sacro che diciamo contiene anche tanti altri messaggi, è un primo passo. Certamente. Un passo decisivo perché permette di vivificare la tradizione e le radici da cui proveniamo, resistendo alla mondializzazione che invece ci vorrebbe tutti uguali, cioè tutti ugualmente irrilevanti nel piano liscio del mercato concorrenziale, senza identità, cultura e radici.